Ciao ragazzi, io sono Red, siamo qui oggi ritrovati nella mia bellissima casetta, in questo luogo così accogliente, così caldo. Vi abbiamo messo anche il caminetto in televisione in modo tale che possiate sentirvi a vostro agio, anche se siamo praticamente a giugno. Perché siamo qui? Perché oggi video molto leggero, molto scazzo, perché ci stiamo preparando al video di sabato. Chi mi segue su Instagram ha già visto che ho postato un paio di indizi, lo farà anche il Monopoli a breve, quindi andateci a seguirci entrambi. Quindi per prepararci a questo video particolare andremo a sfidarci a ricaricare in maniera super duper mega veloce delle pistole. È già troppo, guardatevi la sigla che poi dopo vi spiego che pistola andiamo a caricare. Useremo questo bellissimo giubbotto che sembra quello della gente che si fa saltare in aria, oppure quelli ortopedici per tenere, ortopedici e quelli per la schiena, insomma. Partirà il boom war, così intanto si può presentare, io terrò il tempo e poi ci invertiremo. Ovviamente avrete i tempi a schermo, chi performa meglio vince sostanzialmente. Ciao ragazzi, sono War, abbiamo messo uno sfondo per daltonici in modo che risalti un po' meglio la pistola, perché sullo sfondo camino nero... La ricarica che andremo a fare con questa Glock sarà semplicemente un'arma totalmente vuota quando ha smesso di sparare. Cambio caricatore, questo va via nei meandri, si prende sull'altro, si mette dentro e si chiude il carrello, l'otturatore dal pulsante apposito con la mano apposita. Non con questa mano, non così. E soprattutto non così. No, fra, basta, spoiler. Shooter ready? Ready. 1,71. Va bene. 1,63. Shooter ready? Ready. 1,50. Buongiorno, sono il buon Redone. Stessa tattica di ricarica, stesso giubbettino da bambino che si deve far salire. Mi dissocio, partiamo. Ready? Yes. 1,81. Tempo da battere 1,50. Ready? Yes. 2,37. Ready? Yes. 1,47. Quindi abbiamo finito con la Glock, possiamo liberarcene. Ho vinto io per 3 cazzilli sostanzialmente, la vita è sfortunata. Passiamo adesso a una pistola orrenda, così quella bella ce la teniamo per il finale. Questa che avete davanti è una 1911, ovviamente. Una 1911, vi faccio vedere da vicino, è veramente orrenda, è quella della VL. L'unica cosa figa è che aveva tutta la roba cromata, ma fa veramente schifo. Soprattutto perché non si blocca, vedete, è semiscarrellante. Quindi cosa dovremmo andare a fare? Invece di tirare, di tenere bloccato in questa maniera il carrello, dovremo, la pistola ovviamente scarica, buttare fuori il primo caricatore, inserirne un altro e tirare indietro. E varrà ovviamente se avremo armato appunto il cane, e terminerà sempre quando la mano torna qui. Quindi ho vinto io, parto io, direi così il boom war ha un tempo da superare. Ready? Sì. 2,69, il cane è armato, molto bravo, molto bravo. Ready? Sì. Tentativo 2. 2,15, il cane era armato e la mano era sopra il carrello, complimenti, perché si va là. Ultimo tentativo. Ready? Sì. Te la sei bruciata con 2,56. Quanto è il tempo da battere? Allora, il tempo da battere non ho idea quale sia, perché... Li ho ciccati tutti e due, sì, comunque quindi... è indicativamente 2,56. Sì, indicativamente 2,50, va bene. La ricarica l'avete già vista, ci proviamo, non ho mai avuto in mano questa pistola, la colta e la sto iniziando a rivalutare, quindi potrebbe essere... Shooter ready? Ready. 2,44, è già sopra. Shooter ready? Ready. L'ultima la faccio a sfregio. No, ok, scusa, c'è che dare il contrario. Va. L'ultima la faccia sfregio. Questa qua l'abbiamo vinta, i suoi pro, il suo contro, che devo partire io con la prossima sfida. La prossima sfida è la ricarica con l'FNX45, la pistola più amata da Red dopo la Glock, quindi pistola che non ha mai tenuto in mano, quindi brutta, brutta, brutta storia. La ricarica sarà la medesima della Glock, quindi arma totalmente vuota, cambio, cambio, si chiude con la mano forte. Si va in puntamento. Ready?
2.41, ma ho visto, ho sbagliato, era 2.10. Shooter ready? Ready. 1.59. Shooter ready? Ready. 1.50, spaccato. Tempo da battere, 1.50. Come ben sapete, Red quando fa le sfide in casa ha un trucco per vincere. Fratture di quella merda lì sotto da tutto il video? Esattamente, l'ho tenuta nascosta. Arriva. Quando il gioco si fa duro, Red si mette la maglietta Spezza. Ok, tre tentativi. Tempo da battere, 1.50 di nuovo. Torna il nostro 1.50. Ready? Yes. 1.97. Esordisce con sì, va bene. No, non va per niente bene. Tentativo numero 2. Ready? Yes. 1.65. Dai, dillo sì, va bene. Avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. No, 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 fra, non ti ho detto ready. Era perfetto questo. Yes. 1.53. Bene, la sfida finisce qui. Ha vinto il Boom War. Io invece ho usato questo video per allenarmi, perché questo sabato, come vi abbiamo anticipato, sfiderò un videogioco in cui le ricariche sono folli, tediose. Bene ragazzi, quindi spero che questi video vi siano piaciuti. È un bel throwback all'anno scorso, in cui avevamo fatto lo stesso tipo di video in casa e avevo perso anche l'anno scorso. Sarà un segno, il destino vuole così. Quindi qui da Red è tutto. Noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video. Ragazzi, io... fratto... È vero, tu non ce l'hai la... Qui da Red e War è tutto, noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video. Stay angry. Qui da War. Fra, sono io, porca merda.